vogliono continuare ad emarginarsi. Per noi il lavoro è importante, vuol dire riappropriarci di dignità, vuol dire avere la possibilità di esprimerci, vuol dire la possibilità di dare un contributo a migliorare questa società. Unione Italiana Ciechi contro AMTAB, un centralinista navadente va in pensione e l'AMTAB non lo sostituisce. C'è una sorta di emarginazione, un progetto convinto da parte di questa gente attraverso una non assunzione risolvere i problemi del proprio bilancio. Ma non è così, perché poi mi devono spiegare perché il comune, la regione, città qui metropolitana e la regione poi stanziano 10 milioni per coprire i deficit e i bilanci disavanzi della metà stessa. Gli amministratori pubblici devono tenere presente una cosa molto precisa, distinguere la 6899 dalla legge 113. La 6899 è una legge ordinaria, la 113 è una legge speciale mirata solo agli abilitati centralisti ciechi che esistono in Italia. Con l'azienda vi siete incontrati più volte, che atteggiamento hanno avuto il presidente e il direttore generale? L'atteggiamento dimostrato da loro è stato a dir poco scortese, senza la minima volontà di discutere, di farsi spiegare appunto la situazione, come stava prendendo piede.